parti dal vecchio, stai parlando di Stevanato Eleonora, Povelato Rachele, Robu Antonio, Zaffalone Enrico. Ciao a tutti, sono Elena e sono l'attuale presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quando mi è arrivata a casa la lettera sono rimasto molto colpito, mi ha toccato abbastanza perché non pensavo che venissimo ricordati a distanza anche di così lungo tempo, sono passati una decina d'anni. Sono riuscito a instaurare un rapporto con ogni singolo membro del Consiglio in breve tempo, trovando un'apertura mentale nei ragazzi che magari spesso negli adulti non trovavo. I ragazzi, sentendosi responsabili del posto dove vivono, riescono a rendere lo stesso posto migliore. Il progetto l'hanno iniziato i nostri amici che ora sono alle medie. Entro fine maggio usciremo nuovamente per collaudare tutti e tre i percorsi. Concludiamo dicendo che siamo felici che anche a Maelle ci sarà un servizio così speciale. Grazie delle vostre testimonianze. E quindi che cosa abbiamo capito, Federico? Dipende dal comune. Dipende dal comune? Infatti Federico ha tirato fuori un discorso molto, ma molto interessante. Perché tutti i progetti che noi facciamo, vero Federico? Non è che possiamo decidere di farli e poi un giorno decidere di mandarli avanti e insomma decidiamo e facciamo noi tutto quello che vogliamo. Il Consiglio dei Ragazzi nasce come momento di confronto tra bambini che si rendono conto in breve tempo di avere le stesse problematiche. Quando i ragazzi arrivano al consiglio, loro sanno di essere i rappresentanti di una classe e quindi quando arrivano, fanno le candidature, eccetera, prima di tutto stanno ad ascoltare quelle che sono le problematiche che emergono dai loro compagni di classe. Il discorso del Consiglio dei Ragazzi è un'istituzione dei ragazzi, che nasce dai ragazzi, ma proprio perché deve nascere dai ragazzi deve avere le sue radici in un progetto che è il progetto Città dei Bambini e delle Bambine, dei ragazzi e delle ragazze, cioè tutto un gruppo, una comunità scolastica che lavorano sul loro ambiente circostante, lo problematizzano, trovano dei punti di criticità e fanno rilevare a tutta la comunità che vive in un paese, in un quartiere, in una scuola, in una municipalità, le problematiche della città stessa. E da questo nasce poi l'idea di una struttura, di un'istituzione, che è un'istituzione appunto dei bambini, non adultistica, che si faccia portavoce e faccia pressantemente rilevare agli amministratori, al personale scolastico, a tutti i referenti adulti possibili, quali sono le esigenze dei bambini e quali sono le esigenze di una città vivibile, sostenibile. È stato eletto in quarta elementari e è stata una bella esperienza. Beh, io non ho molta esperienza su questo perché sono arrivata quest'anno. Però si può dire che i lavori di gruppo mi piacciono molto perché sto insieme agli altri. Il mio ruolo è di fare il verbale, praticamente di riassumere la giornata di oggi in delle righe scritte. E io ho seguito il progetto anche un po' del Pedibus di Maerne e che mi è piaciuto. Qui a Martellago c'era già e visto che era una cosa che gradevole, che anche io ho provato, mi è piaciuto che venisse aperto questo progetto anche in altri paesi come me.
Io penso che il Pedibus, questo progetto, sia un vero progetto di partecipazione, dove l'azione è la parola principe, perché è un progetto che nasce dalle idee dei bambini, nel senso che ha concretizzato le idee dei bambini del Consiglio Comunale dei Ragazzi. I ragazzi che l'hanno progettato adesso hanno circa 16 anni, però hanno sempre lasciato ogni anno in eredità qualcosa, e i successivi hanno sempre costruito qualcosa in più. E ancora adesso stiamo pensando a cosa sarebbe meglio fare, sempre per migliorarlo. E c'è anche un'altra componente che è importante, che è quella dei genitori volontari, cioè anche questa idea che il bambino ha del proprio genitore che fa qualcosa per la scuola, ma anche per gli altri bambini. Quindi c'è un superamento dell'individualismo anche fra gli adulti. È stata un'idea dei bambini, realizzata dai bambini, e noi l'abbiamo materializzata con l'aiuto che possiamo dare a livello di accompagnatori e anche a livello di organizzazione vera e propria del Pedibus. E ci ha dato modo comunque di conoscere i nostri figli, soprattutto perché non sono solo i nostri figli, ma sono i figli degli altri. Hai anche una responsabilità, perché portare a spasso questi bambini nel percorso casa-scuola, comunque devi tenerli d'occhio, devi giocare con loro. Poi i bambini sono proprio divertenti, perché si divertono loro dalla mattina quando aprono gli occhi, anche se è presto, ma sono proprio divertenti, ridono e ci fanno ridere, quindi sono 10 minuti di spensieratezza che ci fanno bene anche a noi durante tutto il resto della giornata. Al Cedribus, e passando in una via ho trovato delle foglie rosse, gialle e arancioni. Ti piace il Pedibus? Sì. E come mai ti piace? Perché camminiamo. E mentre camminate? Chiacchieriamo. E cosa chiacchierate? Dei videogiochi, queste cose di sport. Cioè, io mi diverto al Pedibus perché ho un sacco di amici, faccio delle passeggiate, mi diverto tanto, mi diverto il mondo. C'è un bel cartello che ti indica tutti gli alberi, dove sei. Ecco, qui ci troviamo nel parco di Via Piemonte e abbiamo una mappa che illustra il giardino che ho alle spalle. E questa mappa è stata realizzata dai bambini della scuola di Martellago. Questo lavoro di mappatura ha avuto il grande pregio di permettere ai bambini di conoscere meglio il proprio paese, di apprezzare e successivamente valorizzare gli aspetti ambientali che il paese offre. In questi progetti l'obiettivo è sempre stato quello di mettere queste conoscenze al servizio di un miglioramento della qualità della vita della cittadinanza, in particolare dei bambini. Quindi le mappe affettive, che sono state realizzate qui a Martellago come a Maerne e a Olmo, hanno raggiunto con i bambini l'obiettivo di conoscere meglio il proprio territorio, conoscere meglio i propri bisogni, e hanno dato la speranza di potersi muovere autonomamente e in sicurezza. Ho sentito che dalla scuola di Maerne finalmente un grosso lavoro che hanno fatto i bambini e le maestre, che è quello di riuscire a mettere in moto il Pedibus anche a Maerne, sia forse per arrivare all'inizio vero e proprio, e quindi alla prova su strada. Il Pedibus a Maerne nasce più che altro da un'esperienza e da un'esigenza didattica sentita principalmente dai bambini. Ovviamente tutto questo lavoro è stato fatto anche in collaborazione col Consiglio Comunale dei Ragazzi, perché si occupa ovviamente degli spazi e dei servizi del paese. Quindi il servizio si chiamerà Pedi Maerne, e questo è il logo
che ci distinguerà dagli altri pedibus della zona. Se ricordo bene, nel lontano 2001-2002, per il primo anno venne istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la cosa si ampliò osservando invece cosa c'era che poteva diventare un ostacolo a loro vivere la città da bambini, a loro vivere la città a dimensione anche, alla loro dimensione, adatta alla loro dimensione. La cosa l'anno successivo si allargò e ci accorgemmo che la nostra scuola era adiacente ad uno passaggio che i bambini chiamavano tombotto, ma che era veramente qualcosa di indicibile. Quindi cominciamo a fare le fotografie, a vedere, ci siamo appoggiati ad un team di architetti e con loro facemmo, ripeto, la mappa, anche il percorso che questi bambini potevano proporre come trasformazione da percorso inagibile a in percorso agibile all'amministrazione comunale. E l'amministrazione rispose, ovviamente non in tempi rapidissimi, perché era una trasformazione di un pezzo del nostro territorio, della nostra strada. La prima fruibilità di questo tombotto, io me la ricorderò sempre, fu una fruibilità collettiva, meravigliosa, di grande emozione, perché creammo la giornata del vivere civile e del vivere insieme, utilizzando al meglio i nostri piccoli spazi. Dopo una serie di rilevazioni fatte anche con gli architetti del comune, gli urbanisti, eccetera, ci accorgiamo che effettivamente gli ingressi delle scuole sono nelle arterie principali dei paesi. Qui si tratta di due entrate in contemporanea, quella della scuola primaria e quella della scuola secondaria. E allora, come prima cosa, uno studio di fattibilità ha portato alla realizzazione di un rialzamento del manto stradale con la messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti che vengono dalle strade principali. Ci troviamo di fronte al centro scolastico Carlo Goldoni. Qui c'era un grosso problema di sicurezza nell'attraversamento stradale. Il primo intervento è stato proprio quello di modificare l'altimetria della strada in modo da favorire l'abbassamento della velocità. Questo tipo di intervento è poi stato mutuato e realizzato in altri contesti, sempre legati ai percorsi pedibus, ma non solo. È stato tradotto in una mappa condivisa col Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'esempio poi è che tutti questi interventi, avendo avuto la massima condivisione possibile, sono quelli che hanno subito meno atti di vandalismo possibili. Con la stessa filosofia sono stati pensati, realizzati degli interventi di messa in sicurezza anche per le altre scuole del comune di Martellago. Nel caso di Olmo avevamo l'affaccio diretto della scuola lungo una strada provinciale molto trafficata e pericolosa. Per questa ragione la scelta è stata quella addirittura di spostare l'uscita di scuola. L'idea delle formelle è nata nel 2002 quando siamo andati a Fano a visitare la città dei bambini e delle bambine, che era famosa ormai in tutta Italia per l'organizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Abbiamo trovato molte idee che ci piacevano e fra queste c'era l'idea di segnalare i percorsi sicuri dei ragazzi con delle formelle. Noi abbiamo pensato di farle e di affiggerle lungo il percorso sulle case private. Le formelle servono sia ai ragazzi per conoscere il percorso più sicuro da percorrere da casa a scuola, ma anche per segnalare alla cittadinanza che passa per di qua, per esempio, e sa che in questo percorso possono transitare dei bambini da soli, senza i genitori. Consiglio dei Ragazzi, che si incontra periodicamente ogni 15-20 giorni,
deve fare un po' il punto della situazione, ma perché non sia appunto un'istituzione adultistica, un'imitazione dei consigli degli adulti, deve avere un continuo scambio, un continuo dialogo con quello che avviene nelle scuole, nelle classi, negli oratori, nelle associazioni sportive, in tutti i momenti di vita dei bambini, perché non è di poco conto questa scelta, perché avvicinare i bambini all'istituzione non vuol dire fargli fare l'esperienza di piccoli amministratori, di piccoli politici, vuol dire creare una palestra di dibattito, di discussione che nel tempo si diffonde un po' a macchia d'olio. L'educazione sul lungo periodo a cui abbiamo sempre pensato è quella appunto di sentirsi responsabili, ma di condividere questa responsabilità con gli altri. Questo forse è un po' un'illusione, ma vorremmo riuscire a cercare di mantenerla, e per questo a volte tiriamo per le maniche, per la giacca, i sindaci, gli amministratori, eccetera, quando ci sembra che non ascoltino a sufficienza o che vogliano utilizzare un po' in una forma di rappresentanza un po' indebita soltanto il consiglio dei ragazzi. Intanto vogliamo accomodarci. Questo è il mio ultimo anno come consigliere, infatti ormai sono 4 anni che sono in questo gruppo, faccio parte di questo gruppo di ragazzi. Sono stati 4 anni passati in compagnia e conoscendo persone sempre nuove e simpatiche, abbiamo fatto un sacco di esperienze bellissime. E che non tutti purtroppo hanno la possibilità di condividere. Volevo ringraziare tutti i coordinatori del Consiglio Comunale che ci hanno accolto a braccia aperte e che continuano ad accoglierci tuttora. La mia esperienza al Consiglio Comunale dei ragazzi è iniziata all'incirca nel periodo della quarta elementare e ricordo la mia lezione fatta da parte della classe alla lavagna e inizialmente ero molto emozionato, mi sono messo anche a piangere quando sono stato letto, mi vergognavo un po', non me la sentivo. Perché ha detto del primo, insomma, voi siete proprio i primi. Ok, no, ma avevo già organizzato, sono l'ambasciatore degli ex. E niente, sono qua un po' per dire anche l'importanza che ha avuto il consiglio dei ragazzi per noi, perché è bello sentire quanto voi ci considerate o quanto considerate importanti i bambini e quindi quanto siamo stati per voi, però è anche bello capire quali sono i nostri bisogni. Dell'esperienza del consiglio dei ragazzi mi porto dentro un senso civico importante. Ho scoperto che nel momento in cui sono attiva e responsabile del posto in cui vivo, questo senso mi porta ad essere responsabile delle mie azioni. E io ho avuto la fortuna di fare il rappresentante del consiglio degli studenti come molti altri miei amici e ho trovato un'esperienza molto utile e formativa, perché attraverso questa, diciamo, esperienza, anche se sembrerò ripetitivo, ho potuto confrontarmi con quelle che erano le dinamiche di quelli che erano gli interessi della mia fascia d'età. È inutile pensare alla comunicazione come una qualcosa che può avvenire soltanto tra persone adulte. È molto utile considerarla fin dall'inizio della formazione di un cittadino, perché ogni fascia d'età di per sé ha un modo di comunicare diverso per quello che può essere il linguaggio che utilizza, ma uguale nei concetti. Qualche volta le considerano delle stupidaggini, invece sono proprio le idee dei bambini. Di queste abbiamo bisogno. Questo progetto si muove su due assi. Uno, restituire ai bambini un'autonomia di movimento nella città che hanno perso, e dall'altro chiedere ai bambini di partecipare al governo della città. Questa seconda linea è quella che fa nascere i consigli dei bambini e dei ragazzi. Se noi osserviamo le proposte dei bambini, in qualche modo i bambini propongono un'altra politica e quindi chiedono al sindaco e ai suoi collaboratori di spostare l'asse
e mettersi di più dalla parte dei più deboli, dalla parte degli esclusi. Mi ha molto colpito, quasi commosso, la presenza dei giovani. In genere si considera che i giovani di oggi sono cinici, sono disinteressati. Tanto la loro presenza che i pochi che hanno parlato hanno testimoniato invece l'importanza di questa esperienza, l'affetto che loro ancora provano rispetto a questa esperienza, nella quale si sono sentiti riconosciuti e apprezzati. E allora io dico sempre, i bambini devono essere sempre buoni, obbedienti, rispettosi, meno che quando sono nel consiglio dei bambini e dei ragazzi.